Cioè, delle trote che ti passano da... C'hai tipo 10 trote davanti, lo sai? Molte di più. C'è tipo una trentina di... Buongiorno, buongiorno ragazzi. Oggi Laghi Golian ci stiamo andando per farci una bella pescata, mosca spinning e tutto quello che si può fare. Dunque, io ancora qua a 27 minuti di strada e ho pure il traffico davanti, quindi... Tanto andiamo avanti. Però ragazzi, mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, superiamo i 100 like anche in questo video. E dunque, dai, riusciamo ad arrivare e a farci una bella pescata. A secca non mangiano? Mangiano appoggiato sul fondo, perché se c'è un pulito mangiano sempre su quello di sotto e poi piombata. Così tanto? Eh? Così tanto in basso? Pensa che sto pescando con il punteno attaccato alla cruciata. E ne ho già preso una ventina, ma sì, sì. E toccano a picco. Ho provato a streamer, non ho visto niente. Ah. Porca troia! Che attacco! Porca merda! Sono qua. No. No, merda. Dai, 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 dai. Dagli. Dai! Presa! Presa! Finalmente, a secca! Ok.
piccolina. Ok, perfetto al lato della bocca, eccola qua, prima trota secca, prima il primo pesce, via, vai, guardate che acqua. Dove ero sai io cos'è? Che prima ci vorrebbe... ho pasturato. Non c'è davvero tanta vegetazione qua intorno. Se fosse un po' di vegetazione si abituano a mangiare gli insetti. Ma adesso le piante, ha detto le arbre machic. Che? L'hai vista? Venire fuori da dietro. Ti è venuta davanti. No, quasi. Però è venuto sulla tua o per fatto suo? No, è venuto per su per i fatti suoi. Però era grande, era così, No, ce l'avevo dietro. Ha volato l'evidenza sole? Te l'ho detto. Io ce n'avevo una dietro e gli ho cavato l'esca dalla bocca. Eccola. Porca troia. Sì. Buttati a secca. Fammela la trota. Ne appena fate due. Fammela adesso. Porca! Era la ferma! Era la ferma! Se l'hai presa! Sì! Era la ferma! Ho visto una bollata! Ho detto, ma sì, avrà bollato a caso! Sì! Addio! Dai, vieni fuori. Non indovinerai mai dove ha mangiato. Sulla pinna ce l'ho attaccata. Ok, via. Liberiamola. Eccola là.
che va. C'è delle trote che ti passano da... C'hai tipo 10 trote davanti, lo sai? Molte di più. C'è tipo una trentina di trote davanti. Questa? Sì, sono tutte là. Vai a lanciare, ci sono 30 trote là. Io faccio fatica a vederle a secca e tu sull'evidenziatore, bene. Sull'evidenziatore, su una palla rossa così. Quasi quasi un ovetto glielo metto adesso, eh. Sì, no, ma un ovetto galleggiante non piombato proprio. Io non ce l'ho piombato, però dopo un po' affonda. Il mio. No, ma sai, se fa come questa che ci dà appena arriva nell'acqua. Per me già se gli danno è qualcosa. Adesso faccio altri 3-4 lanci e poi metto l'ovetto. Una mosca rossa grossa. Ci vuole uno streamer. Oh, se ne è girata una. Dai, non l'ha presa. Cioè, l'ha proprio mancata di un centimetro. Stavo mettendo in tiro la coda. E dai. Ma ancora, con cosa stai pescando? Con cosa stai pescando? Cosa sto pescando? Sì. Un ovino giallo, però appoggiato sul fondo piombato. Ah. Presa! È venuta su in verticale, bellissimo. Ok, piccolina però. No, 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 sull'albero no. Ora è bella. Ok, ora è bellezza, a secca. Slamata, senza ardiglione.
Vai.